profeta di Dio. Una volta Elia camminò per 40 giorni e per 40 notti, andando in un monte che si chiamava Oreb. Andò in una caverna per passargli la notte e sentì una voce misteriosa e disse: Elia, che fai qui? Sono qui perché sono un profeta di Dio e sono scappato perché alcune persone mi vogliono uccidere, come hanno fatto con gli altri profeti. E l'angelo disse: vai all'entrata della caverna e aspetta che Dio ti aiuti. Però devi essere, devi solo riconoscerlo. E andò nella caverna. Aspettò un minuto e poi venne un grande vento che sembrava spaccare i monti. Venne poi un terremoto, e non era nel vento. Venne poi un grande terremoto, ma Dio non era nel terremoto. Venne poi un fuoco gigante, ma Dio non era nel quel fuoco. Venne e poi ci fu un sussurro di aria e Elia si coprì la faccia come segno di rispetto. E Dio gli disse: Elia, che fai qui? Sono qui perché sono pieno di amore per te. Sono qui perché alcune persone mi vogliono togliere la vita, come hanno fatto con i tuoi profeti. E Dio disse: non avere paura, Elia, scendi dal monte, vai verso il deserto di Damasco, lì ti dirò cosa dovrai fare. Elia, fiducioso, andrò verso il deserto di Damasco e obbedì.